adesso passiamo alle notizie dello sport. Ballata alle natatorie di Doliborio e Chialoni, detto pure il gran criticone. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente una combinazione. Ma vediamo il servizio. Salute a tutti signori e signori, eccovi a voi Doliborio Cialoni che vi vuol dare delucidazioni sulla questione allenatori. L'altra sera mi sono ritirata e la TV ha già picciata ed ero tutto quanto eccitato, essendo un tifoso assai sfegatato. Per il Napoli sono in campo Rina. Il Napoli contro il Benfica giocava e un telecronista con cura narrava le formazioni della partita e come ogni squadra era costituita. Arbitra la partita il 41enne tedesco Felix Bridge. Quella del Napoli mi ha sconcertato, polacchi, belgi, spagnoli, africani, che non ci stanno fedeli italiani, solamente uno che a Napoli è nato. È di fatto maggiore il paese campano, ma il nome insigne là in mezzo fa strano. Sono rimasto un poco sorpreso, vorrei che ho sbagliato paese. Ma l'arbitro fischia e decreta l'inizio ed il pallone che tonda uno sfizio tra Luc, Stile e due colpi a polpette, ci abbiamo infilato quattro pallette. Sta squadra qua gioca in Serie A, qualcuno pensa meglio se ci allena. Poi zappando la televisione mi sono accorto che in questa regione costantemente in competizione stanno nuvofoni e grandi espertoni. Sono dilettanti ma sono guidati da allenatori disoccupati, supportati da certe signori costantemente qui con sciaforo. E fanno e sfanno le formazioni da grandissimi intenditori. 4-3-3 e Napoli a coppa, 3-5-2 e momenti già stoppa, va! E ci sta un tale che ha in mano una mazza che sopra la schema fa così pazza, sposta gli atleti in ritta e di Renza con una magnifica competenza. Ci stanno appiccica chi di tensione, ognuno allucca la propria ragione, ma poi interviene un ascoltatore e mette a posto la situazione. Ma che cazzo sta dice? Sta squadra qua gioca in Serie A, qualcuno pensa meglio se ci allena. Al presidente De Laurentiis, al nostro sindaco De Magistris, dico servitevi subitamente questa maniata di competenti. Se nessuno di questi mai sgarra, licenziamolo mo a questo Sarri e quei milioni che sparagnato insieme al comune ha conciato lo stadio. Così che consigli questi quattro sapienti, andiamo a fare brillantemente un campionato dei dilettanti e in mezzo al campo ci mettiamo i cantanti. Qui Doliborio vi vuol salutare e da gran tifoso si vuole augurare che la Juve con una botta di short che stanno un po' con il suo facile sport. E nell'attesa di questa novella, insieme a Marianne e Tiziana la Bella, vi salutano proprio alla grande Antonio Maurizio Casagrande. Sta squadra qua è allenata già. Con questo ha detto tutto. Adesso dite voi. Che stai?